Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, vorrei ringraziare a tutti coloro che si sono iscritti al mio canale. Grazie di cuore. Grazie di cuore. E vorrei oggi fare questo video per leggervi una lettera. Una lettera che non so se tutti conoscono, eccola qua. Questa lettera si intitola Una scatola di baci ed è una lettera di Natale, però vi avverto subito, preparate fazzoletti, lenzuola, di tutto, perché questa lettera è abbastanza commovente. Io mi ricordo che l'ho letta parecchi anni fa e mi sono messo a piangere. Ok, iniziamo. Una scatola di baci. La storia ha inizio tempo fa, quando un padre punisce sua figlia di 5 anni per la perdita di un oggetto di valore. E il denaro in quel periodo era poco. Era il periodo di Natale. La mattina successiva la bambina portò un regalo e disse: "Papà, è per te." Il padre era visibilmente imbarazzato, ma la sua arrabbiatura aumentò quando, aprendo la scatola, vide che dentro non c'era nulla e disse in modo brusco: "Lo sai che quando si fa un regalo si presuppone che nella scatola ci sia qualcosa?" La bimba lo guardò dal basso verso l'alto e con le lacrime agli occhi disse: "Papà, non è vuoto. Ho messo dentro tanti baci fino a riempirlo." Il padre si sentì annientato, si inginocchiò e mise le braccia al collo della sua bimba e le chiese perdono. Passò del tempo e una disgrazia portò via la bambina. Per tutto il resto della sua vita, il padre tenne sempre la scatola vicino al suo letto e quando si sentiva scoraggiato o in difficoltà, apriva la scatola e tirava fuori un bacio immaginario, ricordando l'amore che la bambina ci aveva messo dentro. In poche parole, ognuno di noi ha una sua scatola di baci e amore incondizionato di nostri figli, genitori e amici. Non ci sono cose più importanti che si possono possedere. I figli sono come angeli che ci sollevano da terra quando abbiamo problemi. Ricordiamoci come volare. Ragazzi, molto molto intensa questa lettera, molto intensa. A me mi ha fatto un po' tenerezza. Ragazzi, ci sono delle lettere che con poche parole ci riempie il cuore di un sentimento che di solito alcune persone non riescono a comprendere e a capire
certi sentimenti che con poco riusciamo a ottenere. Basta un abbraccio, un bacio, una carezza e ci sentiamo subito meglio. Basta poco anche per dimostrare alle persone care, agli amici, alle famiglie, che con poco riusciamo a volere bene qualsiasi persona. Basta volerlo. Ok, ragazzi. Per questo video termino. Ancora tanti auguri a voi e alle vostre famiglie. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace a questo video e ricordo, guardate il video fino alla fine e noi ci vediamo a gennaio, il prossimo anno, manca poco il prossimo anno, nell'anno nuovo, ecco. Ok, ciao a tutti ragazzi e sono contento di aver condiviso questa lettera. Scrivetemi qui sotto nei commenti se la conoscevate e niente, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e buon Natale!